Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di un tema a me molto caro e che spesso viene sottovalutato, ossia come ragiona la speculazione. Allora, la speculazione spesso e volentieri è quella che guida i mercati. Quindi il nostro compito è quello di capire in maniera intelligente come ragionano loro. Quindi dobbiamo switchare il nostro cervello, dimenticare come ragiona una persona di buon senso, ma a ragionare come ragiona la speculazione, che è quella che fa fare dei grandi movimenti e se la si capisce anche dei grandi profitti, ma se non le si capisce delle grosse perdite. Veniamo al caso specifico attuale. Allora, in questo momento abbiamo un dollaro che sicuramente si è molto, molto rivalutato e quindi adesso la maggior parte delle persone pensa, siccome il dollaro si è molto rivalutato, ora dovrà recuperare. In realtà la speculazione sta annusando qualcosa di completamente differente, nel senso che la forte rivalutazione del dollaro sta creando sul mercato cinese una grande svalutazione dello yuan, ossia ci sono delle grandi flussi di denaro che escono dallo yuan e vanno verso il dollaro. Questo sta spaventando molto le autorità cinesi e a mio avviso la speculazione ha trovato la ferita su cui andare a pigiare. Ossia, quindi che cosa fa la speculazione? La speculazione tende a portare all'esasperazione dei fenomeni già in atto, cercando di trarre il massimo perché poi ha dei sistemi di inversione estremamente veloci e sa che poi alla fine trarrà vantaggio sia dal movimento di, diciamo, l'uccisione, distruzione della ferita, sia del movimento contrario. Quindi alla luce di questo fatto io credo che sia molto probabile vedere, arrivati a questo punto, non un dollaro che si riprenderà, ma semplicemente che continuerà a spingere finché poi tutte le autorità non reputeranno che il mercato dollaro è estremamente tirato e che quindi ci sarà necessario intervento. Fino a che non si leggerà sui giornali, attenzione, super dollaro, record storico mai visto nella storia, eccetera, eccetera, credo che il dollaro continuerà in questa politica estremamente, estremamente, estremamente forte. Quindi il mio consiglio è quello di seguire il trend, di continuare questo trend e di andare a chiudere le posizioni dollaro solamente quando, ripeto, sui giornali si comincerà a leggere dappertutto il dollaro ha raggiunto dei livelli incredibili, dei livelli storici, ma dobbiamo raggiungere dei livelli nuovi, non dei livelli preesistenti. E questo farà sì che, oltre alla rivalutazione, oltre al rafforzamento del dollaro, con buona probabilità si nota anche un'altra ferita che piace molto al mercato, sia quella del rafforzamento dello yen, perché attualmente la rivalutazione del dollaro comporta automaticamente una rivalutazione dello yen, perché attualmente la banca centrale giapponese sta comperando yen per cercare di tenere i tassi bassi. Quindi in un solo momento la speculazione riesce a mettere in difficoltà due banche centrali, quella cinese e quella giapponese. Più il dollaro si rafforza, più il Giappone, più la Cina vanno in difficoltà e devono intervenire. Quando questa situazione sarà esasperata dal punto di vista massimo, allora, e solo allora, avremo una probabile fine del movimento speculativo sul dollaro. Quindi il mio consiglio è di non andare contro il dollaro attualmente, non è ancora il momento, probabilmente durerà ancora, non so, 2, 3, 6 mesi, forse anche un anno. Per avere un parametro dal punto di vista dell'analisi tecnica, dal mio punto di vista possiamo analizzare come livello interessante un cambio euro-dollaro in area 0,95. Quindi al di sotto dell'euro, dall'euro a scendere, è un'area calda da monitorare dove effettivamente si potrebbe iniziare a valutare di prendere profitto. Secondo me prima rischi di essere prematura, ancora di più cercare di andare al contrario, cioè a ogni rimbalzo, di ogni primo segnale, diciamo, di indebolimento del dollaro, boom, si prova ad andare a favore del dollaro, cioè contrario al dollaro. Questo secondo me è un errore, è un modo per prendere 1000 stop in faccia. Attualmente il dollaro rimane forte e nonostante abbia corso molto, la speculazione probabilmente tenderà a farlo ancora correre di più. Quindi impariamo a seguire il trend, ma soprattutto a capire come ragiona la speculazione. Seguendo queste logiche abbiamo una notevole probabilità di avere successo. Ok, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Dubai.